Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e agevolazioni ai clienti? Vendere Valore, il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita, con Paolo Pugni. Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Vendere Valore. Siamo al giovedì e siamo quasi alla fine di questo luglio, piena vacanza, e questo giorno dedicato alle interviste lo vivrò insieme a Francesca Borghi. Francesca Borghi, che è una collega in qualche modo, ha un'agenzia che si occupa di comunicazione, di marketing, di organizzazione di eventi, di aiutare i propri clienti a trovare il valore e a raccontarlo. Quindi in qualche modo è una collega. Your Smart Agency è il nome della sua agenzia. Conosco Francesca da parecchio tempo in modo virtuale, spero di avere, come succede per molti di voi, l'occasione anche di incontrarla a breve dal punto di vista reale. Vive in Veneto, lontano quindi dalla grande e travolgente Milano, fa un lavoro eccellente che ha impreziosito di recente con un video divertentissimo di cui parleremo all'interno del podcast, che vi consiglio di andare a vedere. Francesca Borghi la trovate su Facebook, la trovate su LinkedIn, il suo video lo trovate più o meno dappertutto. Come sempre, qualche spunto prima di lasciare la parola a lei per leggere un po' quello che è il suo modo di vedere il mondo, e direi che meglio di tutti può precisare, e sarà il titolo anche di questa puntata, l'avete visto, è il titolo di questa puntata, è un'affermazione che ho trovato veramente avvincente: ogni cliente è un dono. Io credo che qui ci sia dentro una filosofia che dobbiamo tutti comprendere e sposare. Se io considero il cliente come un dono, lo tratterò da tale. Non è un numero, non è un account, non è un fatturato, non è una scocciatura, ma mi pongo in condizioni di trattarlo come tale, che poi non vuol dire, lo vedrete nel suo video, essere supini alle richieste qualsiasi del cliente, anzi lei ce lo spiegherà in qualche modo, ma è essere capaci di vedere dentro il cliente un valore al quale io devo dare valore, dando il mio valore. Sembra un gioco di parole, sembra uno specchio che rimanda ad altri specchi, ma in realtà è così. Prima di lasciare la parola a Francesca Borghi, vi ricordo che tutti i modi per rimanere collegati con noi sono semplicemente questi: sono il canale Telegram, telegram.me/vendere valore, dove potete lasciare messaggi audio di commento anche a questo podcast, messaggi scritti, fare tutto quello che volete; Patreon, dove potete diventare coproduttori, finanziatori del programma; LinkedIn, dove mi trovate come Paolo Pugni; la posta elettronica paolo.pugni@pugnimalogo.it, vendere valore@umidiweb.com, e dove potete trovarmi altrove? Beh, basta googolare, da qualche parte sicuramente cascherete nelle mie grinfie. Vi ricordo che abbiamo lanciato da poco, insieme a Francesco Smorgoni di Punto.exe, ideatore del metodo Praxi per dare il massimo alle aziende, un nuovo podcast Imprenditore di Successo, che è centrato sui suggerimenti che possiamo condividere con gli imprenditori per far funzionare la loro impresa. Imprenditore non vuol dire necessariamente il patron di un'azienda che fattura migliaia di miliardi, ma vuol dire anche che ha un'impresa propria. Tutto quello che può servire nell'analisi dei processi, delle aree di miglioramento, della vendita, per dare qualcosa di più alla propria impresa. Comunque, venite ad ascoltarci, capirete immediatamente, con le puntate che sono già uscite, di che cosa parla Imprenditori di Successo. A questo punto non mi resta che passare la parola a Francesca per la sua intervista. Bene, allora, buongiorno Francesca, grazie di essere qui con me e con i nostri ascoltatori, un saluto da parte mia e di parte di tutti. Comincia appunto raccontandoci chi sei e che cosa fai. Ciao Paolo, in verità guarda, sono emozionatissima di essere qui con te oggi. Sono Francesca Borghi, sono la titolare di Your Smart Agency, che è un'agenzia di marketing e comunicazione un po' diversa dalle solite, nel senso che siamo un gruppo di freelance, tutti con un unico core business all'attivo, coordinati da me, che sono una precisina, e cerchiamo di offrire soluzioni smart per i clienti che vogliono crescere.
Ecco, cosa intendi per smart? Aiutaci a capire subito questo concetto. Devono essere soluzioni assolutamente cucite su misura per le esigenze specifiche del cliente, nel senso noi non abbiamo dei pacchetti, il cliente non può arrivare da noi, ne so, cliccare sul sito e vedere dei pacchetti preconfezionati, perché ogni volta scegliamo la miglior soluzione, che normalmente è un mix di azioni online e offline, che vada bene per l'obiettivo specifico che ha. Smart perché siamo in grado di dare un servizio comunque molto veloce. Rispetto magari a altri competitor che magari hanno un processo burocratico un pochino più lento. Ecco. Ok, perfetto. Tu hai subito detto qualcosa che ha attirato la mia attenzione immediatamente. Tu hai detto non posso venire sul sito a trovare dei pacchetti. Benissimo. Che cosa trovano? Allora, in quale modo tu conquisti quel diritto di parlare con un cliente, mostrando, dato che non puoi mostrare un pacchetto, mostrando qualcosa della vostra capacità, della vostra affidabilità? Beh, innanzitutto ci metto la faccia, sempre. Ho fatto un grande lavoro di personal branding, tanti anni di impegno, ho corso anche dei piccoli rischi. Poi sicuramente, insomma, c'è anche un pacchetto di clienti che parla da sé. Uno diciamo, dei miei fiori all'occhiello è sicuramente Brembo e la campagna di comunicazione. Che abbiamo creato per i packaging aftermarket e poi ci sono delle testimonianze dirette dei clienti che si possono trovare sul sito piuttosto che sui miei canali tipo LinkedIn. E secondo me, diciamo, tutto ciò che comunque è reale, tangibile, è quello che comunque poi può portare il cliente a sceglierti. Perfetto, benissimo. Ecco, a parte questi grandi clienti che tu hai citato adesso, generalmente il tuo bacino di utenza è il mondo delle piccole e medie imprese. Dal tuo punto di vista, quali sono le sfide che le piccole e medie imprese oggi devono affrontare e tu aiuti loro ad affrontare? Allora, si è soliti dire che la sfida più grande è quella della crisi. In verità la crisi ormai c'è da tanto tempo. Io penso che la sfida più grande sia quella di essere persone molto coraggiose e di essere lungimiranti, di essere visionari, perché proprio nei momenti di crisi, e non sono io insomma a dirlo o a doverlo spiegare, proprio nei momenti di crisi che di dove c'è un competitor che abbandona comunque la barca e abbandona il progetto, ecco che lì si libera comunque un posto per te. E quindi secondo me è proprio quello il momento di svolta e la sfida più grande è quella di trovare il coraggio per investire in un momento in cui magari stai già arrancando. Ecco, nella piccola e media impresa italiana generalmente investire vuol dire investire sul prodotto, investire sulla tecnica, sulla produzione, mentre invece quell'investimento di cui tu stai parlando riguarda molto di più che questo. Sì, allora un buon prodotto lo puoi trovare da più competitor, cioè ci sono comunque tante aziende veramente bravissime con prodotti ottimi. La vera sfida è quella di distinguersi, quindi offri la stessa cosa che offre il tuo competitor, però magari la sai comunicare meglio. E quindi io parlo proprio di questa parte qua, cioè di come comunichi il tuo prodotto, di come comunichi il valore aggiunto della tua azienda. Poi è normale che è indispensabile continuare a migliorare sul prodotto, sul packaging, sulla presentazione, sul personale interno, sul customer care. Sono tutti elementi indispensabili, la comunicazione e la strategia di comunicazione e il marketing fanno comunque parte di questo pacchetto. Perfetto. Allora veniamo a un'altra sfida che è collegata esattamente a quello che stai dicendo tu adesso, cioè la sfida di chi vuole aiutare le PMI italiane a lavorare nel campo delle vendite, della comunicazione, della capacità di fare la differenza usando una parola, diciamo, questa parola che così magari le piccole e medie imprese tendono un po' a tenere lontana perché fa paura, il marketing. Guarda, è una bella sfida anche per noi e penso che una delle prime cose sia
cercare di trovare la capacità di mettersi comunque anche nei panni del cliente, perché il cliente magari è espertissimo in tutto quello che fa, e tu comunque stai entrando nel suo mondo, e quindi ritengo che comunque ci si debba entrare sempre con rispetto e ci si debba entrare cercando di conoscere il più possibile di quel mondo, perché se non lo conosci in maniera approfondita non lo puoi nemmeno comunicare, non lo puoi spingere sul mercato in maniera adeguata. E quindi sicuramente l'approccio con il cliente, molte volte ti trovi davanti un cliente che prende da subito le distanze perché magari è rimasto scottato, perché magari non ha avuto comunque i risultati che lui si aspettava, e molte volte magari non è l'agenzia o il professionista che lo ha aiutato a non essere bravo, quindi non è che necessariamente magari si sono rivolti a quelli che definiamo online i cugini. A volte sta tutto nella difficoltà di comunicare, e molto spesso noi in primis, cioè professionisti, tendiamo ad utilizzare un sacco di inglesismi o un sacco di tecnicismi che per il cliente comunque sono molto complicati. Quindi sicuramente bisogna far capire il proprio valore aggiunto, ma mettendosi comunque sullo stesso piano del cliente e cercando anche di essere empatici e quindi di capire quelli che sono i suoi timori e di cercare di farlo sentire al sicuro e poi effettivamente di trattarlo nella maniera adeguata, come se fosse una cosa veramente preziosissima, perché ogni cliente è veramente un dono e un gioiello. Perfetto, tu stai facendo molto anche per aiutare a cambiare un po' la cultura proprio di questo mercato in particolare. Io ho presente un tuo video bellissimo, divertentissimo, che ho apprezzato molto anche per la capacità di essere autoironici. Amo molto l'ironia e l'autoironia ancora di più, e lì si coglie tutto. Ecco, in che modo pensi che soluzioni come queste siano veramente capaci di insegnare, adesso forse insegnare non è la parola giusta, ma mostrare la verità a un mercato che è ancora un po' molto scettico nei confronti del marketing, della comunicazione. Scettico perché non essendo tangibile non ne capisce il valore in alcuni casi, oppure perché, come dicevi tu, magari vuoi per l'incapacità del consulente o per quella che dicevi tu, un problema di comprensione, un problema di dialogo, è stato scottato. Che cosa si può fare? Che cosa stai facendo tu? Guarda, io quello che faccio è parlare, parlo veramente tanto e a volte chiedo ai clienti: ma se vi sto stufando o se sembro logorroica, magari fermatemi. Però per me è importante che se io sto passando il messaggio A, arrivi il messaggio A, e Pirandello ha parlato insomma di queste. Di questa grande difficoltà, no? Del comunicare. Il video di cui parlavi prima è uno dei miei mezzi di comunicazione. Ci sono stati alcuni clienti che mi hanno scelto proprio per quel video, perché è un video dove sono autoironica lato agenzia, ma dove c'è comunque di ironia anche da parte del cliente. Cercando di non diventare però arroganti. Io in quel video non voglio prendere in giro il cliente, ma voglio proprio che si renda conto che a volte vengono fatte delle richieste che poi sono di difficile attuazione. Quello che è importante è non dire no. Cioè, quando un cliente viene da te e ti fa una richiesta strana, no? Come voglio dei tigri all'evento o voglio stare primo su Google, la cosa più sbagliata è quella di dire no, non si può fare. Piuttosto devi cercare delle soluzioni e devi proporre delle soluzioni compatibili ovviamente con il budget che il cliente ha a disposizione. E devi dire no solo nel caso in cui tu sai già che quel progetto potrebbe essere fallimentare, appunto in base alla disponibilità economica o in base alle scelte che comunque vuole fare il cliente. Quindi io quello che faccio è che sensibilizzo sui miei canali al tema, e cerco quindi di preparare sia
del materiale grafico piuttosto che video, e giuro che tornerò a farne degli altri. Me lo sono ripromessa visto il. Perché tra l'altro vieni benissimo, sei bravissimo, poi hai un cast eccezionale, quindi. Sì, guarda, magari Paolo ti chiederò di prendere parte a uno dei prossimi video e magari anche qualche cliente se ha piacere di mettersi in gioco, perché no? Perfetto, perfetto. Colgo l'occasione al volo, ci mancherebbe altro. Senti, ti ho fermato, ma approfitto per farti una domanda in più. Qual è la strada che tu, perché adesso parlavi di video, di attività che stai facendo in rete, qual è la strada che tu hai scelto per promuoverti? Perché poi dal tuo punto di vista, dal punto di vista di chi fa un lavoro come il tuo, è se vuoi un gioco di specchi, no? Cioè se io non utilizzo gli stessi mezzi che poi propongo al cliente o fallisco nella comunicazione, c'è qualcosa che non funziona. Sì, guarda, è vera in parte questa cosa, o perlomeno ci sono diverse scuole di pensiero, no? Ci sono, guarda, dei miei colleghi veramente stratosferici, che magari però, per esempio, sui social comunque non sono molto attivi, eppure magari sono capaci di gestire delle campagne di lead ads, per esempio. In maniera straordinaria e meglio di tanti, tanti loro competitor, quindi quella è sicuramente una scelta. Io ho scelto più canali di comunicazione che possono essere offline, quando comunque vado ad eventi, vado a fare speech, vado a fare docenze, piuttosto che appunto la mia presenza comunque online sui social. Un ottimo posizionamento SEO perché ho uno dei migliori dalla mia, per cui sicuramente lì sono arrivati soprattutto i clienti più grossi, quelli che fanno le ricerche organiche come, che ne so, agenzia di pubblicità, no? E lì siamo riusciti a posizionarci molto bene. E poi l'altro canale che comunque funziona e funzionerà sempre è sicuramente il passaparola. Il passaparola arriva solo nel caso in cui il cliente ovviamente sia rimasto soddisfatto del servizio che gli hai dato. Ritengo che devi scegliere i canali più giusti per la tua attività ed essere in quei canali al meglio delle tue potenzialità, ma non andrei ad escluderne qualcuno a priori. In che senso? Puoi spiegare meglio quest'ultimo concetto? Intendo che non bisogna essere necessariamente presenti ovunque e poi ovviamente, che ne so, un calzolaio avrà bisogno di alcuni mezzi di comunicazione e chi si occupa di automotive probabilmente ne avrà bisogno di altri. Io dico che quei canali dove scegli di essere presente devono essere canali che poi gestisci comunque in maniera impeccabile. Quindi inutile avere una pagina Facebook se poi decidi di non metterci un post per un anno, è questo il senso. E bisogna sempre trovare la giusta combinazione, quindi il giusto mix di azioni online e offline. Perché io sento sempre parlare di digitale, ma frequentemente magari ci sono aziende che poi arrivano da noi perché hanno la necessità di fare anche qualcosa offline. E arrivi a realizzare, che ne so, degli eventi piuttosto che partecipare a delle fiere, dove vedi che ci sono degli altissimi risultati e magari anche molto più alti del digitale, perché dipende sempre dal target. Quindi è questo, cioè scegliere gli strumenti giusti in base al cliente, in base al target, in base all'obiettivo che si vuole raggiungere. Un mix perfetto fra online e offline. Certo, come dicevi tu, personalizzare tutto vuol dire proprio capire dove vado a trovare i clienti del mio cliente, altrimenti è inutile essere presenti in un social quando appunto magari l'importante è la piazza del paese o viceversa per intenderci. Quindi direi che sono completamente d'accordo sul fatto che devi prima di tutto capire dove e a chi vuole parlare questa persona, questa azienda e trovare lì le persone che deve incontrare. Quindi la personalizzazione a questo punto diventa fondamentale. Ed è vero che purtroppo si vede molto spesso un uso massiccio di canali di tutti i tipi perché dicendo vabbè ci sono lo presidio facendo poi figuracce anche consulenti come giustamente facevi notare magari facendo poi figuracce perché poi l'ultimo post è del 2015 e come dire lascia l'amaro in bocca chi arriva trova delle cose veramente obsolete quindi il passaggio importante è questo. Ti faccio un'altra domanda.
C'è sempre questa ambiguità, o perlomeno diciamo così, questa diatriba tra faccio una scelta di nicchia per cui divento esperto del posto delle 7:30 su Instagram, però già quello delle 7:35 potrei non essere l'esperto migliore io, oppure un'offerta ampia che copra tutto. Qual è la scelta che hai fatto tu e perché? Allora, io ho fatto una scelta un pochino più ampia, ma dettata da cosa? Dettata dal fatto che io lavoro con più collaboratori, sono capitanati da me, quindi io sono, diciamo, la persona che poi ha le interazioni con il cliente, che gestisce la vendita, che si prende anche le rogne, eccetera, eccetera. E ognuna di queste persone può rapportarsi a una nicchia ben precisa. E quindi in verità è un po' tutte e due, diciamo che il prodotto che offro difficilmente magari potrà andare bene per un freelance, ma anche se in verità non è vero perché lavoriamo comunque anche con tanti freelance, però diciamo che il punto di riferimento sicuramente sono dalle piccole e medie imprese alle multinazionali, ecco, l'obiettivo è sicuramente quello, però potendo offrire un servizio di branding, rebranding a tutto tondo. Certo, non volevo sminuire quando prima parlavo di piccole e medie imprese il fatto che lavori anche con le multinazionali, ci tengo a dirlo perché è giusto riconoscere i risultati importanti e quindi questa capacità. No, no, ma Paolo, invece, guarda, io ci tengo veramente a dire una cosa che non. Se mi permetti un termine molto poco fine per una donna, non è una paraculata, ok? Per me non cambia niente, cioè, io ho lavorato con il calzolaio piuttosto che il nome famoso. Per me l'unico obiettivo è sempre quello di raggiungere i risultati per il cliente. E che tu mi metta in mano 500 euro e me ne metta in mano 160.000 o tutte le cifre nel mezzo, per me non cambia niente, perché ogni persona che invece di andare da un'altra parte ha scelto proprio me, come dicevo prima, è un dono importantissimo, anche perché ti riempie di un bagaglio di esperienza incredibile. Io imparo sempre tantissimo comunque anche dai clienti. Mi avevano definito una spugna e in effetti mi piace come definizione, mi piace continuare a imparare, continuare a migliorarmi, vanno benissimo le critiche perché mi spronano comunque a fare ancora meglio. E quindi ti dico, anzi, sono io che non voglio sminuire assolutamente nessuno, né il freelance, perché ripeto, noi abbiamo fatto tanti blog per diversi freelance, piuttosto che il logo con tutta la corporate identity, per cui assolutamente quello che è compatibile, diciamo, con il budget che hanno a disposizione si realizza e si realizza sempre con tantissima soddisfazione. È semplicemente che prima mi dicevi, ma quando uno viene sul tuo sito, perché poi sceglie te? Sicuramente il fatto di avere alcuni fiori all'occhiello può farti scegliere magari da big brand, ok? In alcuni casi pensa che gioca addirittura a sfavore, perché poi una persona dice, ah, ma loro hanno lavorato con questi marchi, chissà quanto ci fanno spendere. Sì, no, In hai perfettamente ragione, verità perfettamente non è così, ragione. però. No, chiaro, chiaro, perché poi molto dipende dal budget che hanno a disposizione, quindi quello che fai, quindi è evidente, ma hai fatto bene a precisarlo. Guarda, mi piace moltissimo quello che hai detto, che ogni cliente è un dono, penso che sarà il titolo della puntata, perché direi che è la cosa migliore del mondo. Bellissimo. Bellissimo. Ok, senti, allora io ti ringrazio per quello che ci hai raccontato. Prima di lasciarci vorrei chiederti come ti si trova in rete, quindi gli ascoltatori che vogliono capire di più di te, di quello che fai, dove ti trovano? Allora, partendo dal mio sito che è www.yoursmartagency.it, poi magari adesso evito di fare lo spelling che se al limite poi No, no, lo metto scrivi io in tu. nota, vai tranquilla. Da lì ci sono poi comunque tutti i miei canali social e quindi tutti i miei riferimenti e quindi ci si può trovare online.
Perfetto, comunque ti trovano tranquillamente sia su LinkedIn che su Facebook, quindi nel caso ti cercano anche lì. Hai una pagina Facebook professionale, quindi oltre alla tua, il tuo account Sì, ho personale. la pagina dedicata a Io Smart Agency, sono anche su Twitter, YouTube, Instagram, è solo una collezione di ricordi, diciamo, non lo gestisco a livello professionale, non è riuscito a farmi innamorare quel social, io ho bisogno di più stimoli, non solo visivi. Ecco, e la nuova televisione di Instagram, cosa mi dici? Sperimenterai? Probabilmente sì, guarda, ne stavo giusto parlando con Pozzetti, Alessandro, che è un mago su Instagram, lui è proprio bravo. Quindi ci stavamo confrontando, adesso dovrò fare, diciamo, un ragionamento comunque strategico, nel senso che se decido comunque di sfruttare quel canale, probabilmente Instagram non potrà essere più solo una serie di ricordi, ma dovrò iniziare a sfruttarlo in maniera strategica. Quindi ci faccio una pensata e poi eventualmente ci rivediamo anche Interessante, molto interessante. Senti, grazie mille Francesca, è stato un vero piacere e un saluto da parte mia e di tutti gli ascoltatori. di là. Grazie Paola, a te e a tutti i tuoi ascoltatori, è stato veramente un piacere. Grazie, grazie di cuore. Eccoci, eccoci di nuovo insieme, grazie ancora Francesca. Come sempre tiriamo le fila di qualcosa di interessante, non prima di avervi ricordato che per parlarmi, per corrispondere, per sollevare critiche, osservazioni, fare domande, potete utilizzare prevalentemente telegram.me/paolopugni. Io credo di aver detto in apertura di puntata di utilizzare telegram.me/vendere valore per lasciarmi messaggi. No, è un errore e quindi qui mi correggo. Potete lasciarmi messaggi a telegram.me/paolopugni, mentre telegram.me/vendere valore è il canale dove ci sono approfondimenti continui, nuove idee, nuovi spunti e dove vengono lanciate le puntate. E tra l'altro c'è il nuovo canale telegram.me/imprenditore di successo che abbiamo appunto aperto anche lì per dare dei valore continuo a chi ascolta anche il podcast Imprenditore di successo. Francesca, la crisi è passata in abitudine. Interessantissimo come spunto. Siamo stati capaci di cambiare realmente il nostro modo di fare e quindi dobbiamo prenderlo come metodo, quello di capire le difficoltà e cavalcarle, farle diventare nuove occasioni. Ci vuole coraggio, bisogna osare, se rimaniamo chiusi sull'abbiamo sempre fatto così, non sarà niente. Bisogna osare avendo la capacità di fidarsi anche delle altre persone, di non cedere all'idea di sapere tutto, di non cedere soprattutto all'idea che le proprie convinzioni sono le migliori. Nel video che abbiamo citato anche nel corso dell'intervista si fa riferimento a uno pseudo imprenditore rappresentato da Salvatore Russo che vuole organizzare un evento con le tigri, un altro che vuole essere il numero uno in Google. Ecco, magari non sono queste le cose che servono. La domanda a cui bisogna saper rispondere è: ma perché lo vuoi? Che scopo ha? Che cosa ti serve? Che cosa ti va? Serve alla fine questa cosa qui. Bisogna osare, bisogna tornare a investire per essere capaci di comunicare il valore aggiunto. Oggi c'è bisogno di comunicare. Altri elementi che sono emersi, a mio parere, in maniera forte dall'intervista di Francesca che voglio ricordare, collegati a quel ogni cliente è un dono, è il concetto di avere un forte rispetto per il cliente. Un rispetto per il cliente che vuol dire capire il suo mondo, vuol dire ascoltare. Del video di Francesca si coglie soprattutto la sua capacità di ascoltare con serenità e con rispetto. Poi io posso personalizzare, non ho delle ricette, personalizzo, ho dei metodi. Ecco perché anch'io sono sceso nell'arena con il metodo aiuta. Il concetto è: il metodo è personalizzabile perché c'è una struttura che poi si adatta a quello che fa il cliente. Quindi la capacità di calare, avendo ascoltato prima il cliente, le soluzioni nel suo mondo. Quindi avere anche questa capacità, parlavamo prima di coraggio, di osare, di metterci la faccia, di essere capaci di comunicare il valore aggiunto, qualche volta il valore aggiunto può essere trasmesso attraverso un secco no, magari secco no, ripeto, magari non secco, magari più morbido, ma dire no. Se il cliente
non è capace di vedere le cose in maniera giusta, dobbiamo aiutarlo a rendersene conto. Qualche volta questo no può essere in qualche modo raggiunto insieme al cliente, quindi cercare di portarlo a comprendere che quello che vuole non gli serve. Qualche volta bisogna essere un po' più assertivi, ma fa parte del dovere del consulente, qualunque sia il suo oggetto, qualunque sia l'oggetto della sua consulenza, prendere le parti del cliente e quindi qualche volta dire no. No, questa non è la soluzione giusta, no, non sono io quello che fa per lei, no, qui stiamo rischiando troppo, io non voglio farle rischiare tutto questo. Cioè trovare veramente la saggezza e la relazione per poter dire di no. E poi un altro spunto che io credo significativo per chi opera nella vendita, che opera nella consulenza, ma qualunque tipo di vendita, è imparare sempre da ogni cliente. Si può continuare ad imparare. Quando smettiamo di imparare è finita, siamo nel viale del tramonto. Non dobbiamo mai smettere di imparare, quale che sia il nostro punto del percorso professionale. È bellissima questa possibilità di imparare dal cliente, quello di trasmettere e di apprendere, dare e portare via, non nel senso di rubare, ma nel senso di approfittare della competenza del cliente, dell'esperienza, di quello che sta capitando, per imparare, magari imparando insieme attraverso una situazione. Quando è stata l'ultima volta che avete imparato qualcosa dai vostri clienti? Io spero che sia 5 minuti fa, prima di aver iniziato a ascoltare questo podcast, uscendo da un cliente, parlando al telefono con un cliente, preparando una soluzione per un cliente o con un cliente, abbiamo appreso qualcosa. Perché questa è la strada da perseguire. Allora, non mi resta che salutarvi qui, salutare ancora e ringraziare ancora Francesca Borghi, salutare e ringraziare tutti per essere arrivati fin in fondo a questa puntata insieme a me, essere qui insieme per lanciare la prossima puntata. Vi auguro un buon fine settimana, sono buon fine settimana di luglio, quindi ogni buon fine settimana può essere il punto per lanciarsi verso le vacanze o semplicemente verso un weekend di riposo. Ce lo meritiamo, siamo tutti un po' stanchi, perlomeno confesso, faccio coming out, sono un po' stanco e quindi c'è bisogno di riposo per tutti. Non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento a lunedì per una nuova puntata di Vendere Valore. Un saluto a tutti quanti da Paolo Pugni. Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e agevolazioni ai clienti? Vendere Valore, il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita. Con Paolo Pugni.